belle e buone notizie, insomma, storie di resilienza, perché sicuramente il concetto è un po' questo. Poi adesso il mio super salotto ce lo spiegherà molto, molto meglio di me. Verranno tempi migliori ad maiora, no? Dicevano i grandi latini e non solo i grandi letterati. Allora, davvero grazie per essere qui, Deborah Annolino, la nostra super giornalista. Grazie. Grazie a te. Grazie davvero. E grazie a Giuseppina Carella Giusi, no? Perché certo. Sento che ti chiamano tutti Giusi, sì, io però infatti, Giuseppina Carella, grazie mille. Caporedattrice di BNB, ovvero, ed è meraviglioso, Buone Notizie Bologna. Allora, facciamo un passo indietro prima di parlare di questo format, di questa bella idea proprio di parlare di buone, belle notizie, e organizzato soprattutto da uno staff, da un gruppo di persone veramente fantastiche. Però prima di tutto questo, dicevo, facciamo un passo indietro, Deborah, e spieghiamo un attimo per quei pochi che non sanno che cos'è Ad Maiora, tra l'altro un format meraviglioso che poi insomma sta avendo sempre più evoluzioni. Allora, grazie intanto di questa opportunità, sono molto felice di essere qui, di poter parlare, come dicevi, di buone notizie e comunque di giornalismo costruttivo, quindi finalmente apriamo, anzi continuiamo ad aprire delle finestre di positività e di speranza attraverso storie di resilienza, quindi testimonianze di uomini, donne, giovani che raccontano come hanno superato le loro difficoltà e come è possibile vedere il bicchiere mezzo pieno quando magari non va tutto bene. Siamo un po' tutti all'interno di questa dimensione di fragilità, ci sono dei momenti di alti e di bassi, quindi Ad Maiora aiuta insomma a vedere quello che abbiamo, quello che di buono abbiamo e come poterlo potenziare e sviluppare al meglio mettendoci a servizio degli altri. Quindi è un auspicio, ma è anche qualcosa di più, perché raccontiamo, come ti dicevo, concretamente buoni esempi, e questo ispira fiducia anche negli altri. Ecco, lo abbiamo visto anche in questa terza stagione. Ecco, perché ovviamente Ad Maiora è qualcosa di visibile, assolutamente, perché se non sbaglio sono tantissimi gli episodi che avete realizzato, sono episodi che si possono vedere, diciamo subito dove, perché poi c'è stata anche un'escalation, fra l'altro presenti anche proprio dai colleghi di Bologna, presso proprio TRC Bologna. Sì, allora sono 10 episodi iniziati a febbraio e proprio conclusi il 25 aprile, ma come dire, è un percorso in realtà, è un percorso che continuerà, ci auguriamo, anche il prossimo anno, e che continua da 2 anni precedenti e che, come dicevi tu, ha avuto inaspettatamente anche un riscontro molto positivo, e siamo felici perché chiaramente c'è un grande lavoro di squadra, di team, come dicevi. È una digital serie prodotta da Ash Gray Film, che quindi è il nostro cast tecnico, e poi insieme a me alla conduzione c'è cioè Stefano Foglia, quindi condividiamo questo percorso di narrazione positiva attraverso, proprio andando a cercare le storie di resilienza, le storie che possono ispirarci e darci proprio quel coraggio di cui c'è bisogno, perché abbiamo tutti bisogno di pensare in positivo, di pensare che qualcosa di buono, anzi più di qualcosa di buono, c'è intorno a noi, c'è certo. Tanto di bello, bisogna cercarlo, bisogna saperlo guardare. E davvero sono tante le storie che raccontiamo in questo tante senso. Le storie, fra l'altro, e una su tutte proprio questo episodio, chiamiamolo appunto episodio, e racconta un po' la vita all'interno di una redazione appunto fatta di giornalisti, appunto, che tu rappresenti come capo redattrice di Buone Notizie Bologna. Che cos'è Buone Notizie Bologna? Allora, intanto ringrazio TRC e tutti voi per l'accoglienza e per l'opportunità. Allora, Buone Notizie Bologna è un magazine online, un giornale che appunto vuole dare un'impronta di positività e propositività a tutto quello che è eventi, iniziative, cose che si fanno a Bologna e non solo, ma che appunto, proprio perché cose buone, difficilmente trovano spazio su altre riviste, su altri giornali. E nasce nel 2009, scusate, da un'idea del quello che è ancora il direttore e anche presidente della cooperativa,
che edita questo magazine, la Virtual Coop, presso cui io lavoro. E appunto insieme ad un altro, ad un'altra persona che aveva già esperienza di redazione, di scrittura, Marco Negri, ha deciso di creare questo giornale. Inizialmente era cartaceo con uscita mensile. Poi negli anni, diciamo, si è evoluto, si è trasformato, anche perché la carta sappiamo che, ahimè, non ha più un gran presente, insomma, di esistere. Nel frattempo, purtroppo, il precedente caporedattore, appunto Marco Negri, è mancato e dal 2012 in pratica ho assunto io questo onere, questo piacere di seguire questa testata, che appunto poi dal 2017 è passata alla versione web. Web, quindi esatto. È un magazine proprio web. Sì. Che, facciamo una cosa, se siete d'accordo. Entriamo un attimo nel vivo proprio della vostra redazione di Buone Notizie Bologna. Storia così bella, così interessante, proprio che è entrata all'interno degli episodi di Ad Maiora. Guardiamo insieme. Buone Notizie Bologna nasce ed è resiliente tuttora perché vuole portare con la sua positività e propositività la forza di resistere agli urti della vita, come per noi lo è stato il periodo della pandemia. Oggi mi trovo in un luogo speciale, un luogo dove le barriere si annullano. In questo open space incontro redattori che sono alla ricerca di buone notizie. Vi racconto la storia di chi ha trasformato la propria passione in un lavoro e grazie al giornalismo ha realizzato il suo sogno. Buone Notizie Bologna è un progetto dal valore sociale che crea inclusione. Molti non guardano più le notizie perché sono stanchi di essere depressi e quindi noi abbiamo cercato di proporre delle notizie che non fossero catastrofiche. Il mio sogno a stretto giro è quello di dare continuità alla cooperativa. La mia personale soddisfazione è quella di poter vedere che le loro capacità emergono e che magari dopo anche un lavoro di affiancamento e formazione riescono a scrivere dei contenuti interessanti. Diciamo che per me questa esperienza è stata anche un po' una rivincita perché mi ero iscritto all'università e quindi dopo non ero riuscito e quindi per me è stata tra virgolette una rivincita. E il mio sogno era quello di fare il giornalista e in parte l'ho realizzato. La disabilità non è un limite, non è un fallimento, ma è un qualcosa che con i supporti giusti si può fare. Mi piace proprio qua e sono molto contento di aver conosciuto questa realtà. Buone Notizie Bologna mi ha permesso innanzitutto di capire che mi piace scrivere. Io vengo da tutt'altra formazione, quindi sono un tecnico informatico, lavoravo per una grande società di telecomunicazioni e poi ovviamente purtroppo la vista mi è stata tolta nel 2009 e attualmente credo di aver più appreso che aver perso. È bello vedere tutte queste persone impegnate a lavorare con il sorriso, con la voglia di fare, di mettersi in gioco. E Buone Notizie Bologna è un progetto di resilienza che abbatte le barriere architettoniche, che dà la possibilità a tanti lavoratori di realizzarsi e di realizzare i propri sogni. È un luogo speciale, un luogo dove ognuno può sentirsi valorizzato e soprattutto può esprimere se stesso, per quello che è, per quello che sente dentro. E beh, non siamo riusciti a tagliarlo, ragazzi, era troppo bello, non si poteva. Belle anche molto le frasi che sono emerse, credo molto profonde, poi una grande filosofia, insomma. A un certo punto il ragazzo dice, forse è quello che ho acquisito rispetto a quello che ho perso. Sì. E io vi chiedo scusa perché non abbiamo tutto il tempo che avrei voluto dedicarvi, però tanto, io sono molto tranquilla. Primo perché in base ai vostri impegni, se vorrete, rifaremo una seconda chiacchierata, ma poi soprattutto perché
molti di questi episodi, tutti gli episodi appunto saranno visibili, è vero Deborah? Assolutamente, sono già visibili su YouTube per chi volesse, la nostra playlist Ad Maiora Storie di Resilienza terza stagione, quindi si potrà un po' ripercorrere a ritroso il viaggio, l'abbiamo chiamato il viaggio emozionale. Abbiamo sentito delle storie molto straordinarie, come quella proprio dei redattori di Buone Notizie, che hanno una grande forza, sono delle persone, delle anime speciali, le ho definite così perché proprio mi hanno dato tantissimo, mi hanno arricchita. Ecco, Giuseppina, proprio Giusy, anzi, no, certo. Voglio chiamarti anch'io Giusy, ti chiamano tutti Giusy. Fra l'altro salutiamo ovviamente, è vero, tutti i tuoi colleghi. Saluto tutti. Visto, esatto, nel video, nella clip. Però ecco, dicevo, abbiamo poco, però mi piacerebbe che tu dicessi cos'è per te Buone Notizie Bologna. Beh, mi rifaccio un po' alle parole dei miei ragazzi, come io chiamo. E Buone Notizie Bologna è un posto dove io comunque posso esprimere me stessa, e sono anche quella che riesce in qualche modo a dare questa possibilità ad altre persone che arrivano da noi con diverse problematiche, disabilità fisica, psichica o svantaggi di ogni genere, e attraverso il giornale appunto riescono ad acquisire delle capacità o a tirare fuori quelle che sono le loro possibilità creative. Quindi ti ha cambiato, insomma, ti ha dato qualcosa molto in più. Diciamo che posso affermare che faccio un lavoro che mi piace e sono fortunata per questo. Certo. Facciamo così, siccome, no, perché non si fermano mica qui, Ad Maiora, ragazzi, siete anche, mi risulta che siete anche finalisti della sezione Digital Serie Festival, dico Festival Internazionale Cinematografia e Sociale, insomma, per Rai Cinema Channel, tanto per dire giusto così un titolino. Allora, diciamo una cosa, prima di magari riuscire a vedere anche un breve estratto proprio dell'episodio che, se non sbaglio, è proprio in finale. È in concorso. È in concorso. È la storia di Luisa Rizzo, un'altra ragazza speciale. Ecco, guarderemo sicuramente anche un minuto o due di questo, però prima al volo. Come riuscite, come si può parlare di Buone Notizie, soprattutto per quanto riguarda Buone Notizie Bologna, ma in generale quello che poi voi fate con Ad Maiora, cioè in un mondo dove, lasciatemelo dire, sembra che le cattive notizie abbiano un appeal maggiore, siano più attrattive per tutti. Prima di tutto vi risulta questo? Cioè quello che ho detto? Vi ritrovate? Sì, purtroppo è così, cioè quasi una naturale attrazione per ciò che, suscita l'eclatanza, sì, l'eclatanza, no? Esatto. La notizia che fa scalpore o che allarma. Noi nel nostro piccolo chiaramente cerchiamo di dare un contributo all'informazione che sia più costruttivo possibile. Non è possibile dipingere una realtà in rosa, completamente certo. Rosa, ma esistono tante buone realtà virtuose, proprio come Buone Notizie Bologna, ma davvero l'elenco è molto lungo, anche perché 10 episodi è una selezione. Anzi, colgo l'occasione per invitare i telespettatori, per chi avesse delle storie di resilienza da proporci per la nuova stagione. Noi le ascoltiamo, le valutiamo attentamente, perché vorremmo continuare questo percorso, e per fortuna arriva un riscontro positivo, cioè da parte di tante persone che dicono: che bello, allora possiamo continuare a sperare, a progettare, a sognare un mondo migliore. È un po' questo, forse utopistico, ma con un piccolo impegno anche di concretezza io penso che si possa riuscire. Giusy, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, quello che dice Deborah è quello che noi abbiamo cercato di mettere in Buone Notizie Bologna quando abbiamo... Se ne trovano di buone notizie innanzitutto. Allora, con si difficoltà, fatica, devo dire, bisogna proprio andarle un po' a spulciare, però si trovano, e comunque grazie anche al lavoro di tanti anni si è raggiunti, diciamo, una rete di gruppi, associazioni, cooperative, enti, insomma si è creato un tale movimento per cui adesso inizia a essere un pochino più facile. Diciamo che fino a qualche anno fa dovevamo cercarle noi, oggi vengono a cercarci
le notizie, questo è molto bello, diciamo. Questo è molto bello, allora. Quindi è diventato... C'è quasi una connessione naturale, quindi certo. Ad Maiora ha attratto Buone Notizie Bologna, che a sua volta ha attratto altre realtà, reti di positività italiana, per cui c'è davvero, sì. Bisogna sì, cercare, andare oltre, ma diciamo, ecco, quello che fa la differenza è l'atteggiamento. Se si ha un atteggiamento positivo, propositivo verso la vita, possiamo avvicinarci non solo alle cattive notizie, ma anche, ripeto, a quel mezzo pieno di cui davvero siamo molto affezionati. Allora davvero grazie ragazze per quello che ci avete raccontato. Facciamo così, noi ci lasciamo con un minuto, perché sennò sforo troppo, proprio dell'episodio che è in concorso al Rai Cinema Channel, quindi un festival molto importante. Festival dei Tulipani di Seta Nera. Festival dei Tulipani di Seta Nera. In Seta Nera. Guardiamo insieme, poi noi ci rivediamo dopo la pubblicità, anzi, sì, ci ritroviamo assolutamente dopo la pubblicità. Per me volare è volare a velocità altissime, vuol dire libertà, vuol dire uscire dalla mia prigione fisica, dal mio corpo, dimenticarmi di tutti i problemi e andare oltre ogni limite, oltre ogni barriera. Posso dare il meglio di me e esprimermi al 100%. Superare i propri limiti, andare a tutta velocità. La storia di una ragazza che vince competizioni in uno sport battendo la concorrenza maschile, armata di grande impegno e tenacia. Una lotta contro il proprio fisico per andare oltre le difficoltà. Oggi voliamo insieme a lei. Io quando volo in generale, e questo dà anche il motivo al mio nickname che è Leo on Fire, mi sento accesa, mi sento un fuoco perché mi sento viva. Io non cammino, non uso le gambe, però posso fare molto di meglio che volare. L'uomo ha sempre voluto volare e io posso farlo, quindi per me è il massimo questo. Esiste per essere superato nella maggior parte dei casi, ma soprattutto il limite esiste nella testa delle persone. Io sono stata nominata al Filo della Repubblica come esempio cittadino, tra virgolette, quindi una persona che potrebbe dare un esempio agli altri, e questo a me fa enormemente piacere. Quello che io dico sempre è che è importantissimo mettersi in gioco e non concentrarsi su quello che non si ha più o su quello che non si può fare. Io preferisco pensare a quello che mi è rimasto e sfruttarlo. Sogno da sempre di partecipare ai campionati mondiali, ovviamente, però uno dei miei sogni nel cassetto è quello di andare a trovare Valentino Rossi al suo ranch. La mia passione con la velocità nasce soprattutto da lui e quindi per me sarebbe toccare il cielo con un dito, poter volare al suo fianco, lui sulla sua moto e io con il mio drone correre sulla sua pista. Riuscire a vedere il mondo oltre i suoi limiti, oltre le sue difficoltà, essere con quel drone come un uccello che si libera in volo e vede le cose da una prospettiva differente, una sua prospettiva di chi gusta ogni giorno come se fosse una sfida, un qualcosa di nuovo. Penso che possa essere un grande esempio per noi tutti di tenacia, di lotta, ma soprattutto di libertà.